La prima grande novità è che si comincia di domenica e non più di giovedì. Sempre più forte il legame tra vino e cibo, tantissimi gli eventi collaterali organizzati dalle aziende vinicole. Iniziamo subito con le nostre interviste. Ho il piacere di parlare con il vicepresidente del consorzio di Montecucco, Stefano Alessandri. Montecucco, una zona molto bella della Toscana che stiamo anno dopo anno vedendo che sta spingendo una valorizzazione del territorio, che organizza tantissime manifestazioni culturali. Sicuramente tramite queste attività culturali legate a ogni sfaccettatura della cultura, vedi teatro, musica classica con un festival che incomincia a essere alla sua settima, se non sbaglio, ottava edizione, sempre più di elite, e ogni anno però c'è un incremento di questo per far conoscere il nostro territorio, soprattutto a livello culturale. Ho il piacere di essere con il presidente, il dottor Tipa, e a cui chiederei immediatamente l'importanza della tutela del territorio promossa dal consorzio. Beh, in effetti si chiamano consorzi di tutela, quindi qualche motivo il legislatore, quando li ha fatti, l'avrà avuto. Il nostro compito è di vigilare che intanto i vini prodotti siano all'altezza di quello che è il disciplinare, cioè il disciplinare ci impone delle regole, noi cerchiamo di farle rispettare, ma a questo compito credo ne affianchiamo un altro molto più importante, quello di far crescere i produttori. Che cosa attrae in modo particolare questo territorio? Intanto va ricordato che probabilmente abbiamo la concentrazione più importante di aziende che fanno agricoltura biologica. Questo significa che abbiamo un territorio totalmente incontaminato. Questo fatto di avere l'Amiata da una parte, di vedere il mare dall'altra, di avere migliaia e migliaia di boschi, e credo che gli stranieri vengano da noi trovando quella Toscana di una volta che ormai è diventato difficile trovare altrove. E l'ultima cosa che volevo chiederle, so della novità della DOCG. Sì, novità, ormai quasi siamo vecchi con questa DOCG, ma insomma l'abbiamo avuta 2 anni fa e i primi vini arriveranno l'anno prossimo, che certifica il fatto che sono vini di origine controllata e garantita. E allora io aspetteremo con ansia appunto di assaggiare questi nuovi prodotti di questa magnifica zona della Toscana, consorzio di Montecucco. Finalmente mi siedo e faccio una bella chiacchierata con Simonetta Doni di Doni Associati Firenze, espertissima di come presentare un'etichetta nel modo quanto più possibile accattivante. Ecco Simonetta, quanto si può osare nell'esprimere un vino attraverso un'immagine? Ma secondo me bisogna toglierci la polvere di dosso e quindi cominciare davvero ad essere presenti in modo anche estremamente netto e chiaro sui mercati internazionali. Questo è un vino IGT e dà un'immagine fresca, nuova, divertente, moderna. Questa è un'etichetta molto particolare, molto riconoscibile, perché quello che a noi poi interessa è che l'immagine dia un segno forte nella memoria. E quindi se uno beve questo vino e poi lo vuole ritrovare, l'immagine se la ricorda. Allora, un grazie a Simonetta Doni, e direi con questa chiacchierata abbiamo detto delle cose importanti. Si va da un'etichetta più classica, che tu proponi spesso anche in molti prodotti, a delle etichette effettivamente più divertenti e direi anche intriganti, perché sono molto d'accordo con quello che dici, il vino deve essere anche un po' un viaggio, no? Una sperimentazione anche con l'abbinamento poi del cibo. Sono all'interno dello stand di Rocche dei Manzoni insieme a Rodolfo Migliorini. Prima domanda, il cambiamento delle date. Rodolfo, tu hai trovato giovamento? Tantissimo giovamento, sono molto contento di questo cambiamento, contento che sia confermato per il prossimo anno. Per me partire con il Vinitaly la domenica è uno dei più grandi successi. Si parla molto anche di estero, no? In questa fiera, ma quest'anno la tua azienda nello specifico ha avuto contatti, qualcuno si è affacciato come nuovo paese? Guarda, diciamo che abbiamo avuto tutti i nostri contatti soliti, quindi vengono sempre a trovarci. Nuovi paesi abbiamo avuto molto interesse, diciamo che si stanno aprendo anche nuove frontiere. Parlo del Vietnam, dove noi come azienda non avevamo mai lavorato, si stanno creando le basi per un buon inizio di collaborazione. Senti, vorrei parlare un po' con te del concetto della biodinamica. Se ne parla tanto in fiera e a volte insomma magari il telespettatore non sa esattamente di cosa stiamo parlando. Guarda, la biodinamica
A me è un concetto molto molto caro, la pratichiamo solamente su tre vini dal 1998. Per me la biodinamica è un pensiero, uno stile di vita, cioè un po' come la poesia, non è solo scritta, è un modo di vivere, no? La poesia. Cioè, si può fare poesia producendo vino, e la biodinamica secondo me è la più alta poesia del vigneto, perché è un rispetto della natura, c'è un rispetto nei tempi, è un po' un tornare indietro guardando avanti, e quindi proponendo poi vini naturali. Voglio aprire una piccola parentesi: non devono essere vini difettosi o difettati, biodinamici, devono essere vini con un valore aggiunto, quindi migliori degli altri. Ecco, ma questo ritorno al passato, no? Che mi sembra un concetto molto, molto interessante e molto vicino poi a quello che è il mondo del vino. Sicuramente credo che però la tecnologia in qualche modo possa entrare, no? E essere interpretata all'interno di questo concetto. Sì, la tecnologia secondo me in cantina è basilare, perché è basilare. Nel vigneto no, nel vigneto il rispetto arriva da delle conoscenze del passato, non conoscenze future. Sappiamo benissimo come preservare il nostro patrimonio, quindi dobbiamo guardarci indietro per voler andare sempre avanti nel modo migliore. E io direi ora di parlare del prodotto insieme ad un esperto di vini, Giuseppe Albertino, a cui appunto chiederemo nel dettaglio di spiegarci qualche prodotto presentato qui alla Fiera del Vinitaly. Giuseppe, allora abbiamo qui questo splendido e raffinato rosé, sicuramente già nel colore. Ecco, ci vuoi spiegare nel dettaglio questo prodotto? Questa che abbiamo nel bicchiere è l'annata che presentiamo quest'anno al Vinitaly ed è l'annata 2006, la vendemmia 2006. Un prodotto che rimane sui propri lieviti, un metodo classico che rimane sui propri lieviti in bottiglia per 5 anni, dopo una prima fermentazione in barrique, e una permanenza di 5-6 mesi in barrique nei legni sui propri lieviti. Rocca De Manzoni ha una gamma di prodotti di eccellenza. So che tu hai a cuore tutti i prodotti, però ecco, se volessimo parlare di qualcosa anche presentato qui al Vinitaly di quest'anno o riproposto. Beh, un prodotto che quest'anno uno ci ha dato tante soddisfazioni e che presentiamo è il Pianpolvere, il Barolo Pianpolvere Riserva 7 anni. Nell'azienda agricola Pianpolvere Bussia, l'ultima azienda acquisita dal gruppo delle Rocche dei Manzoni nel 98, ed è un prodotto che ci dà grandi soddisfazioni. Un vino che tra l'altro quest'anno ha ottenuto un bellissimo punteggio anche da una rivista specializzata americana, Wine Spectator, un 97 centesimi, quindi un punteggio di tutto rispetto, e questo ci riempie di soddisfazione. È un prodotto che ha della grande stoffa, della grande complessità, come hanno i Baroli prodotti nel comune di Monforte, come hanno i Baroli in genere, ma soprattutto nelle parti alte delle zone del Barolo. E però unisce a questa complessità, a questa struttura, a questa eleganza, della grande finezza, dei grandissimi profumi. Allora io direi, brindiamo a questo prestigioso Barolo, un bel brindisi. Sempre qui dal Vinitaly, siamo all'interno dello stand dell'azienda Native, siamo nel territorio dell'Irpinia e sono in compagnia di Mario Ercolino, proprietario ed enologo esperto di questa cantina. Praticamente siamo in una zona tra le più vocate d'Italia. Sono tre le componenti che ne fanno una zona d'elezione: il terreno, che è un terreno di origine vulcanica. Siamo diciamo alle falde dell'Appennino, quindi abbiamo un clima che più che mediterraneo è un clima continentale, quindi con estati molto calde, inverni molto freddi, primavere molto piovose. Poi abbiamo l'altra componente fondamentale, sono i vitigni che da sempre allignano sui nostri terreni e come devo dire, si sono adattati direi in modo eccezionale al clima e al territorio, e ne siamo capaci forse di fare dei gran bei prodotti. Ecco, vogliamo ricordare ai telespettatori quali sono i principali vitigni che vengono prodotti in questa zona? Beh sì, sono il Fiano di Avellino, che è praticamente una zona abbastanza vasta intorno alla città di Avellino. È un bianco di elezione perché come dire, ricchissimo di componenti vulcaniche il terreno, e quindi ne trasmette poi al vino una grandissima sapidità, una grande ricchezza di profumi.
Poi abbiamo il Greco di Tufo, poco distante da questa prima zona, che circonda appunto il paese di Tufo. Il terreno è un terreno tufaceo, dove viene questo vitigno straordinario dalle noti minerali molto, molto caratteristiche, molto particolari. Poi abbiamo un altro bianco che è un po' lontano dalla nostra zona, nella zona del Beneventano, che è la Falanghina. Altro vitigno straordinario è l'Aglianico, è il rosso da cui si ottiene anche il Taurasi, che è il vitigno d'elezione rosso della nostra zona. Ecco, nello specifico infatti vorrei parlare un po' dei vostri prodotti. Che cosa avete presentato quest'anno al Vinitaly? Abbiamo presentato i bianchi dell'annata, direi è stata un'annata straordinaria perché abbiamo una grande ricchezza di profumi, una bella sapidità, sono vini leggermente alcolici, siamo intorno ai 13-13,5 di gradazione alcolica, ma questo con una grande freschezza, una grande acidità e degli ottimi pH. I rossi nel contempo sono anch'essi molto ricchi, grassi, molto sapidi, ma hanno una bellissima struttura. Se tu dovessi abbinare i tuoi vini ad un piatto chiaramente della tua terra. Forse il ragù è il piatto più importante, ma chiaramente i formaggi oppure il pesce, ma è tutta la cucina mediterranea che può giovarsi della bontà di questi vini. Allora io direi che insomma inviterei anche a muoverci oltre i territori usuali dei nostri telespettatori, andare a fare un bel weekend in Irpinia, avere la possibilità di degustare degli ottimi vini. La cantina è la cantina Native e noi continuiamo il nostro giro a Vinitaly 2012. Grazie.